Salve a tutti, questa è la mia particolare versione del Racing A10 A12. L'ho comprato nuovo, l'ho provato, non ero soddisfatto e quindi ho preso e l'ho completamente rifatto. Come vedete, non c'è quasi nulla di originale dentro. Inizialmente montava le L34, adesso monta delle KT88. E ho curato soprattutto la parte alimentazione e polarizzazione delle valvole preamplificatrici e finali. Nello specifico ho introdotto un filtro EMI sull'alimentazione che ha il doppio compito di eliminare le interferenze in alta frequenza e di eliminare il residuo di componente continua che molte volte è presente sulla rete elettrica e che tende a far ronzare il trasformatore di alimentazione. In più c'è un soppressore di transienti sull'ingresso che elimina eventuali transienti ad alta tensione presenti sulla rete elettrica, specie se ci sono degli elettrodomestici che hanno comunque dei motori elettrici che producono questo tipo di transienti. Dopodiché ho rifatto lo stadio alimentazione aumentando la capacità di questo condensatore, soprattutto che è il primo condensatore che viene caricato dal non più diodo termoionico ma ponte di diodi semiconduttori. Questo è un induttore che ho messo sull'uscita del ponte di diodi per eliminare eventuali disturbi in alta frequenza prodotti dai diodi stessi nella commutazione. Questo invece è un circuito completamente fatto ex novo per la polarizzazione delle griglie controllo delle valvole finali di potenza, che in questo modo hanno una polarizzazione, quindi un bias completamente tarabile. E quindi posso scegliere il punto di lavoro con molta semplicità regolando questi due trimmer. Poi ho parallelizzato le capacità di accoppiamento interstadio, aumentandone la velocità e la capacità totale, e ho introdotto una controreazione. Una controreazione che serve soprattutto per aumentare il fattore di smorzamento dell'amplificatore e pilotare molto meglio le casse. E sono molto soddisfatto. E il ripple è praticamente a dei livelli assolutamente inudibile. E la diafonia è praticamente bassissima. La modulazione del ripple non è misurabile. Quindi va veramente bene. Sull'uscita si possono prelevare circa 6 watt, 7 watt al massimo, ma consiglio di utilizzarlo in questa configurazione al massimo fino a 4-5 watt, così da poter gestire anche magari dei picchi e dei transienti musicali. Va veramente bene. È uno degli amplificatori che ho modificato e di cui sono quasi al 100% soddisfatto. Sapete che io praticamente non sono mai soddisfatto, quindi il 100% per me è un valore asintotico, non raggiungibile. Questo diciamo che siamo su un buon 90%. E se si considera dall'amplificatore da cui sono partito, dalla base, il risultato è veramente notevole.